Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne abbassano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Buonasera, ben ritrovati. Questa sera parliamo con i consiglieri comunali eletti, uno, l'altra invece che vorrei essere eletta e l'altro che ci prova a riessere rieletto. È un gioco di parole, ma in realtà stiamo parlando dei consiglieri comunali del comune di Mazara, che portano Toni Scilla come candidato a sindaco, e io preferirei iniziare con chi già questa candidatura poi l'ha seguita, e perché, come avete sentito, stiamo seguendo tutti quanti i consiglieri e chiacchierando con loro in una discussione vivace dove ci raccontano come sono stati questi ultimi 5 anni di amministrazione Cristaldi. E come sapete, Cristaldi è candidato anche lui a sindaco e quindi dobbiamo capire che sindaco è stato. E Michele Reina, che è consigliere comunale, è stato eletto 5 anni fa con Toni Scilla, è rimasto con Toni Scilla e quindi, diciamo, coerente alle sue idee. E Marisa Lenzi, che si candida per Toni Scilla e fu assessore nella giunta di Magaddino. E, tra l'altro, con questa questione del un uomo e una donna, nella stessa lista si può votare sia per un uomo che per una donna, quindi dare il proprio consenso all'uno e all'altra. Loro si sono uniti e si aiutano a vicenda nel favorire i voti verso loro stessi. È una bellissima cosa. Tra l'altro, mi diceva appena è arrivata Marisa Lenzi che è felicissima di questa cosa, perché a quanto pare riscuote il consenso delle persone che evidentemente hanno stima di entrambi. Bene, allora, come ho detto, Michele Reina e Marisa Lenzi. Dottore Reina, per quanto concerne il Consiglio Comunale, come ha funzionato? Perché è importante capire il funzionamento, se è andato tutto bene, se mancano le cose e se dite le stesse cose, perché io fino adesso vedo che, insomma, siete abbastanza compatti e lineari, vuol dire che dite la verità e i problemi ce ne sono. Sì, intanto buonasera a tutti i telespettatori. Diciamo che questi 5 anni di esperienze che ho avuto, per quello che mi riguarda, sono stati più che positivi, ma non posso dire altrettanto per quanto riguarda l'attività prodotta poi dal Consiglio Comunale, ma non perché il Consiglio Comunale non si sia impegnato a produrre atti o quant'altro, ma perché poi tutto quello che è stato prodotto in Consiglio Comunale non è stato volutamente recepito dall'amministrazione Cristaldi. Cosa ha combinato in questi 5 anni è davanti agli occhi di tutti, insomma, un'assenza totale per quanto riguarda i rapporti con la città, i rapporti con il territorio. Cosa che invece in campagna elettorale aveva paventato e detto più volte. Ha dimostrato, insomma, in questi 5 anni che non è stato in condizioni di poter amministrare una città, perché cosa ben diversa fare il politico, magari distante dal territorio, cosa ben diversa è dare i risultati a un territorio che ha bisogno di attenzione, ha bisogno di essere ascoltato e ha bisogno di essere curato, cosa che a mio avviso, e tra l'altro davanti agli occhi di tutti, questa amministrazione non ha fatto. Ma io questa sera non vorrei parlare tanto dell'amministrazione uscente, vorrei parlare del progetto che ha Toni Scilla sindaco insieme a un gruppo di amici per dare una svolta a questa città, perché ci rendiamo conto che ogni 5 anni ci troviamo in campagna elettorale e magari
i candidati sindaci iniziano a parlare di belle cose, di magari di progetti faraonici, ma poi che non hanno riscontro nella realtà. Noi con Torino Scilla, come capo del nostro progetto, abbiamo intenzione di portare questa città alla normalità. Normalità inteso in che senso? Che intanto un punto che ho fatto presente a Toni è quello della riduzione del carico fiscale nei confronti dei cittadini mazzaresi, perché non si può in un periodo di crisi economica pensare di amministrare una città solo aumentando le tasse. Ci rendiamo conto che ogni giorno siamo tartassati sia a livello nazionale, a livello locale, di tasse, e allora la cosa da andare a fare è quello di andare a ridurre immediatamente il carico fiscale. Ma non basta dire solamente ridurre il carico fiscale. Noi abbiamo già fatto con studi alla mano e conti alla mano, abbiamo trovato una soluzione. La soluzione qual è? Intanto agire su due direzioni. La prima, la riduzione del costo della politica. Toni già accettato questa situazione di andare a fare una riduzione drastica del compenso dell'amministratore capo, del sindaco, e di conseguenza a cascata di tutti gli assessori, consiglieri comunali, dirigenti, posizioni organizzative. Questo, a conto alla mano, potrà produrre nel giro di 5 anni una riduzione del costo della politica pari a 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro, cosa non di poco conto, somme che si possono andare a reinvestire per esempio nel sociale, perché se un momento fa abbiamo parlato di crisi economica, è normale che in questo periodo le somme che debbono essere destinate per il sociale debbono essere aumentate. L'altra direzione, per quanto riguarda sempre il discorso delle tasse, è quella di andare a potenziare l'ufficio tributi. Noi abbiamo una situazione particolare nel comune di Mazara. L'ufficio tributi non è un settore a parte, è accorpato ad un altro settore, al settore del personale. Cosa succede? Se noi andiamo a scorporare questi due settori e far ritornare l'ufficio tributi come era molto tempo fa, settore a parte, andiamo a potenziare quell'ufficio in modo da consentire agli operatori di quell'ufficio di poter lavorare in condizioni sicuramente dignitose, e in modo da riuscire a scovare tutta quella sacca di evasione che c'è in città. Perché ahimè in Mazara del Vallo purtroppo c'è una grossa sacca di evasione per quanto riguarda sia l'IMU, sia la spazzatura, sia l'acqua e quant'altro. Allora, se ragioniamo con il discorso che se paghiamo tutti, di conseguenza paghiamo di meno, e allora lì noi dobbiamo focalizzare il nostro lavoro, far pagare a tutti in modo che chi paga, paga di meno. Però è grave il fatto che ci siano una grande sacca di persone che non pagano e che quindi gli altri pagano di più, perché dice vabbè in campo nazionale sì, però lì è più difficile perché stiamo parlando di evasori, cioè di grande significato, e che quindi non conosciamo. Invece nel territorio, nel piccolo territorio, è facile sapere chi sono, basta andare insomma all'ufficio, non tanto su delle entrate, ma anche all'ufficio di catasto, no? Per vedere le case accatastate, e quindi si capisce automaticamente se tu c'hai una casa accatastata. Ci sono pure quelli che hanno la casa abusiva. E quanti sono che hanno la casa abusiva? E perché non si va a verificare chi ha la casa abusiva? E allora, come perché hanno fatto il doppio danno, perché certo, non hanno pagato, cioè intanto hanno fatto pagare la casa dove non andava fatta, poi non hanno pagato le tasse per fare la casa, poi non la continuano a pagare, e voglio dire, gli altri che sono, c'è scritto a Giocondo. Allora, come ha detto lei, non è che io con questo discorso ho scoperto chissà che cosa, basta avere solamente la volontà, l'impegno di andare a fare questo. Io non riesco a capire come mai negli ultimi 5 anni, con tutte le tecnologie che ci sono adesso, gli incroci telematici e quant'altro, tramite il catasto, tramite l'agenzia delle entrate, sì, sì, tramite semplicemente l'anagrafe, cioè senza andare a disturbare altri enti. Cioè, nonostante tutto non si è fatto. Cioè, la cosa grave è questo. È semplice allora amministrare solo esclusivamente aumentando le tasse. Non è così che questa città può avere una svolta. E allora, semplicemente come ho detto prima, forte. Sicuramente, ma quello che dicevo io è proprio questo. Io voglio una città normale, dove un cittadino venga considerato tale. Da lei mi aveva scritto, voglio un'Italia normale, un paese normale. Un paese normale, è un rapporto alla mia città, una città che amo, una città dove una ventina di anni fa ero quasi tentato di abbandonare, come tanti altri miei coetanei, dopo gli studi, però poi
l'amore è stato più forte. Ho deciso di rimanere qua, iniziare un'attività lavorativa qua e mi sono ormai stabilizzato qua a Mezzara. Voi siciliani avete forte questo senso dell'amore e del radicamento nella propria terra? Ma basta insomma guardare ad esempio il tramonto che abbiamo noi a Tonnarella. È un tramonto bellissimo, stupendo, con quel sole rosso che si inabissa nel mare. Come a Marsala nello Stagnone. Comunque, ritornando a Mazara al nostro discorso, io ho detto prima, voglio una città normale, dove per normalità intendo camminare per le strade di Mazara senza stare attento, senza fare zigzag per scansare le buche, ad esempio. Cosa che è diventata quasi una cosa insopportabile per la città di Mazara del Vallo. Io, sempre parlando di cose normali, non voglio essere ripetitivo, ma è quello che voglio far capire ai nostri amici a casa, è che basterebbe semplicemente nel mese di settembre, subito dopo l'estate, andare a fare un piano, una programmazione, magari andando a fare una conta delle strade malconce, delle buche che ci sono, ripararle in tempo utile, come è giusto fare, a regola d'arte, prima dell'inizio delle piogge. Perché sappiamo benissimo, se c'è una buca con le piogge, poi queste buche diventano, da buche si trasformano in voragini. Creando, ma la pioggia la fa sembrare una buca, non buca, e rischi di ammazzarti, allora, se vai col motore. Io mi sono documentato, sono andato al comune, al comando dei vigili urbani, per chiedere quante richieste di risarcimento danni sono state fatte nel 2013. Tantissimo. Sono state fatte 149 richieste di risarcimento danni. Lo so, l'ammontare economico è molto, il costo del danno, il costo dell'ammontare economico del risarcimento, ma lì dobbiamo andare a aggiungere le spese di giustizia, le spese legali. Che deve andare a risarcire con il comune. Allora basterebbe veramente avere un po' di affetto, un po' di amore per questa città, per i cittadini di Mazara del Vallo, per andare ad amministrare tranquillamente, normalmente e serenamente. Allora, Marisa, una donna che vuole candidarsi al Consiglio Comunale, che vuole misurarsi con la politica, perché? Ma perché, come ha detto lei, innanzitutto buonasera a tutti, perché come ha detto lei sono innamorata della mia città. Io sono stata una di quelle che però ho scoperto questo amore in ritardo, nel senso che dopo la laurea sono andata a lavorare subito fuori, perché pensavo che a Mazara non potevo, era troppo stretta. Lei che cosa è laureata? In giurisprudenza, poi ho fatto un master però in economia, e poi mi sono ritrovata a lavorare per una banca, dopodiché mi sono licenziata dalla banca e ho iniziato a fare l'attività di promotore, quindi come libero professionista. Dicevo, all'inizio pensavo che Mazara fosse troppo stretta per me e allora sono andata via, ma poi l'amore non solo per l'uomo che adesso è mio marito, che non voleva lasciare Mazara, ma per Mazara, per la mia casa, le mie cose, la mia gente, mi ha riportata qua. E devo dire che è da allora, ma deve credermi, voglio che mi credano, ma chi mi conosce sa che è così. Ho cercato di combattere perché le cose cambiassero, però ho fatto degli errori, nel senso che mi sono sempre fidata di altri, cioè ho delegato altri, nonostante per due volte sono stata nominata assessore, però è pure vero che... Come le donne spesso facciamo le spalle. Esattamente. E pensando che una spalla significativa possa poi avere anche un ritorno, nel senso che poi la spalla possa fare qualcosa. Esattamente. Invece molto spesso finisce soltanto per sorreggere e... l'abbandono altrui in tutti i sensi, bravo, brava. E dicevo, quindi nonostante per due volte ho fatto campagna elettorale più di due volte, ma due volte la coalizione è risultata vincente, quindi ho svolto il mio lavoro, ho cercato di svolgere il mio lavoro di amministratore, però la prima volta si è dimesso il sindaco e la seconda il sindaco mi ha azzerata, perché detto in termini molto soft sono un peperino, cioè se qualcuno mi promette che noi facciamo una campagna elettorale perché le cose cambino, le cose devono cambiare, perché poi non mi si può dire ma soldi non abbiamo, ma io comunque ho fatto delle promesse. No, le uniche promesse che bisogna mantenere dopo le elezioni sono quelle che si fanno ai cittadini, e l'unico contatto per la città, vero, per la città. No, brava, ha fatto bene, perché poteva dare adito a un doppio
doppio significato. Le promesse elettorali, i programmi elettorali che vengono stilati e depositati, poi si deve cercare di soddisfare punto per punto. Invece, signora, non è assolutamente così, perché noi assistiamo a programmi mega galattici: il terzo ponte, togliamo la ferrovia, che è la cosa forse più importante, ridiamo il sorriso a questa città. Invece abbiamo una città disperata, la ferrovia è là, il terzo ponte non si è fatto. Dico, sono tutte, quindi quando noi cittadini, dico, osserviamo, esaminiamo un programma, per prima dobbiamo esaminare la persona o le persone che garantiscono per quel programma. Questa volta ritorniamo alla domanda. Quindi la credibilità dei soggetti candidati. Sì, assolutamente. Quindi perché vede, io ho un figlio adolescente e lui, questa è l'età fino a qualche anno fa veramente, che guardava Batman, e Batman diceva sono le azioni che facciamo che ci qualificano, non quello che diciamo di essere. E quindi noi dobbiamo vedere in qualsiasi campagna elettorale le azioni che hanno qualificato i candidati. Tornando alla sua domanda, mi voglio candidare questa volta per fare una battaglia del mio sindaco e mia, perché ho dei programmi ben precisi, delle cose ben precise che voglio attuare. Primo fra tutti è quello della legalità. Per esempio, c'è una legge ben precisa, è un programma triennale 2014-2016, a cui è difficile attenersi, che parla di degli atti della pubblica amministrazione che debbono attenersi a principi di anticorruzione e di legalità. È previsto pure un responsabile nominato che praticamente abbia proprio questo compito di vedere se gli atti della pubblica amministrazione, se il comportamento della pubblica amministrazione è adeguato a questa legge. La prima cosa che farò eletta, se avrò questa possibilità, ma devo dire che sono stata fortunata, perché non solo ho deciso in questo contesto di candidarmi, ma ho trovato in questa legge che prevede la doppia preferenza di genere un compagno di viaggio, anche se suo sapevo compagno sua di sinistra non mi piace molto comunque, che è molto affidabile. C'è la sinistra, scusi. No, non è niente, guardi. A proposito di questo, i miei migliori amici sono persone di sinistra, perché le ideologie sono tutte belle quando poi ci si comporta da persone coerenti, e sia gli uomini di destra che le donne di sinistra e di destra, le persone, dico, e di destra e di sinistra, se hanno come obiettivo il bene della città, sono tutte brave persone. Ma anche la lealtà, la correttezza. Poi può anche essere diverso il modo in cui arrivare a questo bene, e lì ci si confronta. Esatto. Quando si ha la capacità, la volontà di confrontarsi, tutto si risolve. Esattamente. E quindi va bene. Compagno, diceva l'ho fermata, è felice di questo accoppiamento di compagno, che non vuol dire una cosa politica, ma significa incontro, insomma, certo. Con il compagno. Una persona, guarda, la faccio ridere. Lei ci ha invitato, è stata così gentile da invitarci, e ci guardi, io mi sono messa pure il foulard. Abbiamo tutte e due la camicia celeste, la giacca blu, anche in questo c'è questa afflata. Che casuale. Sì, non ci siamo preparati. Vabbè, vuole dire che vi piace il blu. Sì, anche. Guardi, il blu è il colore su cui adatteremo anche la nostra campagna elettorale, ma il blu è anche il colore della banca per cui lavoro. Quindi vede, anche qua la Mediolanum c'è... La lavoro. Oh. E qual è questa banca? Fineco. La migliore banca. La banca che semplifica la banca. Che semplifica la vita. anche. Vabbè, abbiamo fatto pure pubblicità, non giusta, noi non ci hanno pagato, è stata no, una casualità. Assolutamente. Sai che il mio primo ufficio, quando sono rientrata a Mazara, è stato proprio questo? E anche le tende sono blu. Quindi insomma, non è niente a caso. No, niente. Comunque, vedo che lei ha una grande energia, una grande passione, che in politica è fondamentale. Lei dice: io sono un peperino. Per peperino le intende una persona che non te la manda a dire, ma te lo dice con chiarezza, sì. Mi sembra aver capito, un carattere che conosco molto bene, e che praticamente ha il coraggio delle azioni. Certo, anche pagando a volte. E sempre, persona. Quando c'è il coraggio delle azioni si paga sempre. E quindi lei vuole cambiarlo questo carattere per adeguarsi, o vuole adeguare la politica all'onestà? No, non mi voglio cambiare. Allora, smussare certi
certi estremi del mio carattere, questo vorrei farlo anche normalmente, perché dire a una persona guarda non va bene, bisogna trovare anche i modi per dire queste cose. No, assolutamente, non voglio assolutamente adattarmi alla brutta politica, alla non politica. Io ho seguito per esempio l'altro giorno l'intervista di Padre Sorge e mi deve credere, mi sono sentita così male, perché quando gli hanno domandato ma la politica, e lui ha detto è morta. Ma senza, naturalmente era un modo per cioè, criticare la mala politica, però è stata. Vabbè, ma non cosa... tanto, perché io credo che quando si dice la politica è morta, vediamo se riusciamo a trovare una sintesi, certo, tra il pensiero suo, il suo, sì, e il, certo, mio, e si intende dire quella idea, quella visione e quella politica che abbiamo conosciuto anche quando eravamo più piccoli, dove c'era il dialogo, la passione, l'attenzione. Certo. La tensione morale. Ecco, forse lui intendeva questo proprio. Sì, in questo senso. Adesso invece c'è la politica del dotti d'essere, la politica dell'affare. Io per esempio dico sempre, giorni fa ho rilasciato un'intervista e dicevo questo, io voglio dire ai miei concittadini, cosa fa realmente un consigliere comunale? Ha un'attività di controllo e di verifica dell'amministrazione. Che spesso però non può esercitare. Brava. E in più, se fa parte della maggioranza, propositivo, giusto? Ebbene, quindi non votate per quelli che vi promettono un posto di lavoro, è un palliativo. Vabbè, ma propositivo sempre, mi scusi, perché cioè, se uno porta in consiglio le delibere che hanno un senso e che servono alla città, certo, anche se io sono d'opposizione le voto. Certo, certo, però ecco, perché la proposizione poi arrivi a una fattività, c'è un percorso. Dicevo, ma oggi quando ci si candida, c'è della gente, vediamo che quando si candida in consiglio comunale è come se dovessero risolvere il problema del lavoro. Il problema del lavoro del non proprio è proprio lavoro. O degli amici. Perché lei ha detto del lavoro, sembra del lavoro in senso là. Invece, degli amici. No, dico, invece il consigliere comunale spesso viene visto come l'idea, finalmente guadagno 700-800, quelli che prendo, ma perché? E quindi vado a prendere quella minima quota che potrebbe essere sociale, per dire, di colui che non è riuscito ad inserirsi con lavoro. E questo è tristissimo, brava, perché e questa è un'umiliazione, per chi lo fa, perché è costretto a farlo, e magari guarda, molto spesso veramente lo vive come ultima spiaggia. Però significa dire che se noi siamo dobbiamo dare questo tipo di soggetti, magari pensiamo di votare una persona perché è bravissima, buonissima, con tutte le buone intenzioni, ma se non ha delle capacità effettive, non ha un amore effettivo, una grande passione, perché in tutte le cose che si fanno è la passione che conta, che rende fare le cose, perché l'amore inteso per un uomo e una donna è una cosa meravigliosa, perché c'è tutta la passione. E quindi se noi togliamo la passione sgonfiamo tutto. Brava. E a proposito di questa legge della doppia preferenza di genere, anche qua dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo stare attenti per due motivi. Uno, perché potrebbe essere un modo di controllare i voti, fra virgolette, e sarà così secondo me in certi casi. Lo spiega meglio? Certo, allora se puta caso qualcuno consiglia, fra virgolette, a qualcun altro, all'elettore, di votare in un certo modo, e in un seggio elettorale ci devono essere, facciamo il caso, Lenzi, Reina, ci devono essere 20 voti in quel seggio, che facciamo? Scritti Lenzi, Reina o Reina, Lenzi o Vattenfest? Ah, come era una volta? Perché un'onda si faceva così, potrebbe perché essere... mi ricordo che mi ha ricordato cose antiche, mi ricordo quando ma si sfogliava l'affare sempre attuale, quando si sfogliavano le cose che tu leggevi sempre due cognomi, no? E per esempio, che ne so, dicevi fratelli gemelli, brava. Poi ogni tanto usciva un'altra cosa, però a quel punto si vedeva che quel voto non era facente parte di un pacchetto, ma casualmente uno ha votato fratelli e Genoeffi, e invece in quell'altro caso invece brava. Ci sono molto, un'altra cosa, sì, brava. Poi un'altra cosa, io guardi, sarò criticata aspramente, io sono per la meritocrazia, cioè il solo fatto tutte le donne lo sono, che ci sia una legge che tuteli le donne significa che le donne ancora non hanno assolutamente una parità, e se
formalmente è così, in realtà forse praticamente non lo è, per tutta una serie di cose. Non lo è perché altrimenti non si spiega perché il Presidente del Consiglio deve essere sempre un uomo e non si spiega perché il Presidente della Repubblica deve essere sempre un uomo. E non si spiega perché a Mazara del Vallo non ci sia mai stato un candidato, cioè un sindaco donna. Aspettiamo qualche anno, non si può sapere mai. Le stavo dicendo un'altra cosa, ma anche in questa legge viene sfruttata la donna, sa? Perché sa quante... Questa parola poco fa le dicevo non mi piace, ma è così che viene tecnicamente. Quando se notate, cari cittadini, l'accoppiata donna-uomo, molte donne non hanno mai sentito parlare di politica, che questo non è un male perché potrebbero essere neofite, sì, però a volte ci sono persone che non hanno mai sentito né vogliono sentire, ma sono mogli troppo spesso, ma sono mogli di quelli che gli dicono come devono andare, mogli, sorelle, figlie di persone che non sono candidabili e allora votano, allora mettono la moglie, la figlia per puntino puntino. Perché poi loro gestiscono da dietro, quante volte è successo, questo dovete stare attenti, che poi loro gestiscono da dietro, quindi dovete fare come fanno i carabinieri, che controllano fino a 7 generazioni prima di accettare uno nell'arma dei carabinieri. Bravo. Fate la stessa cosa pure voi, controllate che è sempre meglio. Allora, è bellissimo parlare con Marisa Lenzi, ma io devo parlare anche perché oggi ce l'ho due di persone con Michele Rina. No, è bellissimo, sa perché? Non perché con lei non sia bellissimo, voglio spiegarlo, perché... In genere è faticoso trovare donne che si interessino della politica, della cosa pubblica e che abbiano una capacità di colloquiare. Io purtroppo lo so perché faccio le interviste anche per strada e le prime che scappano, che non vogliono essere intervistate, sono le donne. E quando riesci a beccarle, perché io poi sono un bel caratterino pure io e quindi magari le blocco, e loro mi dicono non lo so, mio marito, mio nonno, mio zio, insomma sempre un maschio di mezzo. No, sì, effettivamente è così. No, purtroppo è così, a me dispiace tantissimo perché io sono per le donne naturalmente. Io ero convinto che invece il discorso era proprio una complicità tra donne, visto che sono in minoranza in questo caso. No, io ho complicità molto di più con gli uomini, mica. Ah, allora, ritornando invece al nostro candidato sindaco, noi proponiamo Don Scilla sindaco perché ha dimostrato negli anni che è stato deputato in assemblea regionale di avere a cuore la sua città, di avere a cuore il suo territorio, ma non semplicemente a parole, ma con i fatti. Purtroppo mi duole dire che la città di Mazara del Vallo spesso e volentieri ha una memoria corta, sia nel bene o nel male, insomma, ma ha una memoria corta. Io ricordo agli amici a casa che qualche anno fa Mazara si era paventato, o quantomeno era già certo, che una ditta doveva scaricare i suoi fanghi, i suoi veleni, la Bertolino, a Mazara del Vallo. No, me lo ricordo, è stata una grande battaglia, mi ricordo che ho partecipato anche io nel dire appunto che era una cosa incresciosa. Cioè, era fuori, cioè, da ogni logica andare a scaricare un veleno su una falda acquifera, assurdo. Nonostante tutto questo, la regione siciliana aveva dato il decreto per lo sversamento di questi veleni sul territorio di Mazara del Vallo. Ma sbaglio, c'era Bartolo Pellegrino? No. Quello era stato per la costruzione della Bertolino. Mm. Successivamente la Bertolino aveva avuto un decreto per lo sversamento dei fanghi. E chi c'era alla regione? Alla regione Lombardo come presidente. E Toni Scilla, deputato regionale, è riuscito, preparando un ricorso direttamente al presidente della regione, a bloccare questo decreto. Allora c'è stato chiesto... Ma territorialmente chi c'era? Non se lo ricordo. Non ricordo adesso se era... Forse era uno che adesso non ricordo il nome, ma che era sempre legato al primo soggetto. Non penso. Dicevo, quando si è fatto il ricorso, abbiamo invitato, in qualità di consiglio comunale, abbiamo invitato l'amministrazione comunale ad agire anch'essa per fare anch'essa un ricorso, per vedere, insomma, di fare fronte comune e riuscire a risolvere questo problema. Bene. Lei non ci crederà perché è così assurdo, ma purtroppo è così. Il comune di Mazara del Vallo, questa amministrazione comunale, non ha spedito il ricorso, pensi un po', perché mancavano le somme per pagare la raccomandata. Ma stiamo scherzando? Io ho una dichiarazione firmata dal segretario comunale del comune di Mazara del Vallo, dove mi dice che il ricorso non è stato spedito perché non c'erano le somme per poter spedire la raccomandata. Vabbè, ma la spedisco di tasca mia. Allora noi abbiamo fatto un ricorso, 5 consiglieri comunali, coinvolgendo anche altre aree politiche,
e siamo riusciti con a capo Tony Scilla, che è stato a capo di questa battaglia, a bloccare un decreto già firmato, un decreto autorizzativo di sversamento di questi veleni. Ora voglio dire, se una persona si mette anima e corpo nel difendere il proprio territorio come ha fatto Tony Scilla, io non vedo candidato migliore che può avere la città di Mazara del Vallo per difendere il proprio territorio come ha fatto e ha dimostrato di fare. Ora, in quell'occasione sono stati fatti pure delle manifestazioni, è stato fatto pure uno sciopero generale, e anche nello sciopero generale l'amministrazione comunale era assente. Allora io, da semplice cittadino, magari anche ingenuo, però una riflessione la faccio: ma come mai questa amministrazione non ha spedito quel ricorso, perché quella scusa era una scusa banale, non ha presenziato lo sciopero generale fatto in città? Beh, non è che potesse avere degli interessi. Guardi, anch'io penso che possa avere, però qualcuno dubita in questo senso. Qualcuno dubita, perché non riesco a darmi una spiegazione diversa, casomai. Scusa, interessi non ne hai, ma allora perché non sei lì pronto a difendere il tuo territorio? I cittadini ti hanno votato non per metterti la fascia o la medaglietta da sindaco e fare la classica inaugurazione o cose varie. Ti hanno messo là perché tu devi essere il primo a capo, paladino. Il primo paladino per la difesa del tuo territorio, per la difesa dei tuoi cittadini, che ti hanno dato la loro fiducia, perché il voto altro non è che la fiducia in una persona. E poi tu l'hai tradito in questo caso, l'hai tradito nella difesa del territorio. Ma di quale sindaco parla? Io parlo dell'attuale sindaco, il sindaco Cristalli. Okay. Vabbè, era troppo impegnato in quest'opera di ceramizzazione della città, dovete capirlo, aveva cose più importanti. Vabbè, non credo, perché voglio dire, il fatto delle ceramiche possa essere, secondo me, anche una cosa carina e che andava fatta, è chiaro che non può essere alla sola. Io la voglio portare, no, scusami. Città, come ha detto lei, sì, magari era una cosa che andava fatta quella ceramica, ma lo sa quante altre cose andavano fatte? No, non si scuda su questo, però voglio dire, la ceramica è una cosa carina, anche perché rappresenta un simbolo, diciamo, lavorativo del territorio. Ma in un ordine di priorità. Io vado sempre per le cose normali. No, ma siccome questa è normale amministrazione, non la considero neanche. Lei mi sta chiedendo che facesse la straordinaria amministrazione, e forse lì magari c'è stato un venir meno. No, ma noi qua non abbiamo avuto né ordinaria né straordinaria amministrazione, perché una delle cose che il Consiglio Comunale ha proposto, il sottoscritto con altri colleghi e anche di altre aree politiche, perché quando c'è da difendere il proprio territorio non c'è colore politico che tiene. Mi sembra giusto. Abbiamo proposto di andare a istituire un fondo per la rimozione dell'Eternit che c'è buttato nelle campagne, per le strade, in modo abnorme. E questo è stato bocciato dall'amministrazione. Nonostante il Consiglio Comunale ha prodotto atti in questo senso, l'amministrazione comunale non gli interessava il materiale Eternit, gli interessavano altri tipi di materiali, come ad esempio la ceramica. Dico, ma pensare che andare a istituire un fondo semplicemente, non so, di 50.000 euro, per dire cittadino di Mazara del Vallo, perché capisco che tutti non abbiamo o tutti non hanno un grado di civilizzazione o di educazione elevato. Però se tu sei a capo di un'amministrazione hai l'obbligo di civilizzare le persone, di insegnare come bisogna comportarsi. Allora, se tu, amministrazione comunale, ti rendi conto che la città è invasa da queste discariche abusive di Eternit e capisci che in un momento di crisi economica il cittadino che deve andare a smaltire un serbatoio di Eternit deve andare a spendere 500-600 euro. E oggi come oggi, se parliamo di pensionati che nemmeno la prendono di pensione 600 euro al mese, o di disoccupati che hanno difficoltà, noi offrivamo la possibilità di andare lì al cittadino: senti cittadino, se tu devi smaltire questo serbatoio di Eternit, piuttosto che buttarlo per strada, fallo, conferiscilo all'interno della discarica del comune, e il comune ti sgravia il 50% del costo, perché sembra una ditta privata che deve andare poi a smaltire questo, perché il comune è nelle condizioni di farlo. Però se il comune interviene per il 50% della spesa, allora io cittadino inizio quantomeno a riflettere e dico: senti, vero, la cifra è abbordabile, quantomeno vediamo un pochettino di anche noi diventare un po' più civile ed evitare di buttarle per strade, ma smaltirlo correttamente. Ecco, tutto questo non è stato ascoltato. Io quello quindi che le vuole dire che nel territorio ci sono anche tante discariche a cielo aperto? Sì.
Ma non parlo solo nelle periferie della città, anche all'interno della città, anche all'interno del centro storico. Cosa di poco conto all'interno della Però c'è anche da dire che, insomma, che i cittadini sono anche maleducati. Sì, perfetto, ma sicuramente. Anzi, ineducati. Tu hai l'obbligo, come... Io rappresento l'amministrazione sempre come una famiglia. Tu come capo di famiglia hai l'obbligo morale di andare ad educare le persone. Lo puoi andare ad educare con vari modi, ma lo devi fare, lo puoi andare ad educare mettendo delle sanzioni, usando il bastone. In modo repressivo oppure in modo educativo? In modo educativo, magari facendo gli spot, potrebbe essere anche un'idea, facendo gli spot nelle TV private, sui giornali, dove invitano i cittadini a comportarsi in un certo modo. Dico, sono tutta una serie di cose che non basta, cioè non ci vuole un luminare per pensarlo, dico, persone normali. Senta, ma lei che ne pensa di tutti gli esperti? Gli esperti di Mazara del Vallo hanno prodotto per Mazara del Vallo una sola cosa, hanno una spesa, creato un debito enorme, perché se lei pensa che per gli esperti noi abbiamo pagato tra esperti e staff circa 300 rotti mila euro l'anno, ma lo staff è necessario? Per 5 anni. Guardi, ma poteva essere staff è stato creato. No, perché per esempio quando, ma credo che sia anche adesso così, e comunque quando si diventò sindaco a Marsala Salvatore Lombardo, che fu la rivoluzione di quel territorio, e non è che si creò uno staff fatto da gente esterna, l'ho presa all'interno dello stesso comune, le persone dovevano far parte dello staff. Guardi, lo staff qua era nato con il sindaco Cristaldi appena eletto per la semplice scusa che lui allora aveva il doppio incarico. Deputato nazionale e sindaco, che già è un'anomalia. È un'anomalia, e nonostante tutto questo, ma non per lui, per tutti, vale. Mollare la classica poltrona. Comunque, quando poi lui si è dimesso da deputato nazionale, dico, io non vedevo più questa necessità che a lui aveva descritto dello staff, ma nonostante tutto è rimasto, non solo, aggravando successivamente ancora di più le casse comunali, aumentando lo stipendio a buona parte dello staff e degli esperti. Dico, oltre il danno, insomma, la beffa, perché poi questi esperti non hanno prodotto un bel nulla. E cosa le anticipo proprio di ieri, abbiamo presentato come gruppo, io e altri due colleghi miei, consiglieri comunali, il dottor Reina e Gasparigeni, abbiamo presentato un'interrogazione al sindaco per avere quantomeno prontezza di quello che hanno fatto questi esperti, quantomeno una relazione di quello che hanno fatto. Anzi, con l'occasione chiederemo pure al sindaco di presentare la sua relazione, perché già da 2 anni che non presenta relazione, che tra l'altro è un obbligo di legge, perché la sua assenza in consiglio comunale è stata un'assenza a 360 gradi. Mi dicono 2 volte l'anno, due volte in tutto i 5 anni? Ma in 5 anni, diciamo, 4 volte è stato presente, però in compenso poi è stato presente in tutte le manifestazioni, convegni, inaugurazioni varie e quant'altro, quello sì. Ma io credo che questo sia un problema un po' di tutti i sindaci, perché credo che i sindaci abbiano un po' la visione del fatto che è come se il consiglio comunale fosse un in più, o forse un intralcio. Nel senso, noi abbiamo la nostra amministrazione, sappiamo quello che vogliamo fare, insomma, quello che dite voi, vabbè, vanno messo là, fatelo pure, ma noi non ci interessa. Ho la sensazione che ci sia questa svalutazione. Ed è una cosa sbagliatissima, perché innanzitutto i 30 consiglieri rappresentano la Mazara, in questo nel nostro caso, cioè le persone che hanno eletto i 30 consiglieri non sono altro che la rappresentazione di tutti i cittadini votanti. Per cui assolutamente il sindaco e l'amministrazione si deve confrontare con il Consiglio Comunale. Questa amministrazione si è caratterizzata proprio per la blindatura. Qui abbiamo dei consiglieri e degli assessori che non hanno mai relazionato alla cittadinanza quello che hanno fatto, quello che stanno per fare e quello che hanno in nuce. Assolutamente non vanno in televisione a spiegare. Io vorrei ricordare, ma l'ho fatto anche, non vanno nemmeno in consiglio, perché finché non vanno in televisione assolutamente no, ma la cittadinanza ha bisogno di sapere cosa stanno facendo, la progettualità, certo, di questa giunta. Non vanno da nessuna parte a spiegare, come se dovessero rendere conto solo al sindaco. È vero che sono gli assessori,
sono comunque delle persone nominate, ma è pure vero che sono pagati con i nostri soldi, quindi qualcuno ci dovrebbe dire cosa stanno per fare. Cosa diceva appunto il consigliere Reina è giustissimo, cioè questa amministrazione si è pure caratterizzata non solo per la blindatura ma anche per la nomina degli esperti, l'ultimo 2 mesi fa, che è una vergogna, 10.000 euro che potevano essere spesi in tutt'altro modo, per esempio per la solidarietà sociale, dimenticata. Dico, ma cosa fanno? Cioè, qual è cosa hanno? Perché vede, gli esperti, proprio perché tali, è giusto che siano pagati. Qualora portassero a Mazara un know-how, portassero veramente un valore aggiunto, ma qua nessuno porta niente. E allora bisognerebbe andare a vedere perché sono stati nominati, o eppure potrebbe essere anche una dichiarazione implicita del sindaco che dice i dirigenti non sono buoni. Lei poco fa ricordava un altro sindaco di una città vicinora. Bene, potrebbe essere una dichiarazione, dicevo, implicita del sindaco che dice i dirigenti non sono buoni, gli assessori non sono buoni, abbiamo bisogno di tutti questi esperti. Ma va bene anche così, ma cosa hanno prodotto? Niente, quindi è una cosa che assolutamente non va, non si parla con la gente. Un giusto amministratore, un buon amministratore, se amministrasse la città secondo il padre di famiglia come vorrebbe la legge e come cita anche il codice civile, cioè dovrebbe sentire quali sono le necessità della gente e cercare di soddisfare queste esigenze. Quando dice come cita il codice civile si riferisce al fatto che ogni azienda va condotta con la diligenza del padre di famiglia, sì. E quindi come tale anche una città dovrebbe essere condotta secondo questo criterio, ma invece assolutamente l'unico criterio è che io sono il sindaco e a voi non interessa quello che faccio io, e non è assolutamente così. Oddio, mi ha ricordato un film un film di Alberto Sordi, io sono io e pure il guardi, ci siamo, scusate, ma proprio è venuto in mente, voglio dare io uso sempre io non sono una praticante, però mi piace ricordare, e lo ricorderò sempre, non è giusto fare nome e cognome di un prete, sa, però io lo faccio perché secondo me è il migliore, è Don Orazio Bracenti, non so se lei lo conosce, ma fa delle omelie che ti entrano dentro veramente, quando esci dalla chiesa non è che dici vabbè, ho ascoltato l'omelia così acqua, invece no, perché a volte sono solamente oltre che farraginose, molto demagogiche, esattamente, questo invece ti fa cambiare la tua vita. Le consiglio di andarlo ad ascoltare, anche se purtroppo una cosa bella che avevamo a Mazara, anche questo l'abbiamo persa, una cosa che avevamo bella a Mazara l'abbiamo persa, non so perché l'ho fatto questa richiesta al vescovo, monsignore, eccellenza, cioè, riporti Don Orazio qua, comunque. E Don Orazio in un omelia, forse serve un po' Laura, ma voi ha dato tanto. le voglio ricordare un'omelia in particolare, sarò succinta perché è chiaro l'omelia. Allora, lui parlava di una metafora dell'intelligenza e della volontà. E diceva in poche parole che l'intelligenza senza la volontà è niente, e la volontà senza l'intelligenza rende comunque gli uomini mediocri e le donne. Vede, anche noi donne siamo un po' maschiliste, parliamo sempre di uomini. L'uomo, non diciamo mai le donne, rende le donne. Io dico sempre le persone. Brava, già lei è un passo avanti a me, sa? allora, lei è brava, perché il fatto che già abbia detto un passo avanti vuol dire che già lei è tanti passi avanti. Però voglio dire, no, volutamente dico sempre le persone, mai dico gli uomini, perché altrimenti sono costretta a dire gli uomini e le donne. Brava, infatti, è una cosa che dovrò fare anche io. E quindi l'uno senza l'altro rende le persone mediocri. Questo sindaco avrebbe avuto la possibilità di cambiare questa città, non ha voluto, e secondo me non l'utilizzare la propria intelligenza, la propria capacità, soprattutto quando ci si pone nella propria attività, nel fare il bene degli altri, perché fare politica cosa significa? Cioè gestire la città, ma cosa significa? Perché uno si propone? Si propone per dire io credo di avere le capacità e voglio fare del bene alla mia città. Quindi quando invece tu illudi le persone che puoi fare e non fai, quindi la mancanza di volontà è una cosa tristissima, è solo per questo. L'illusione è solo per questo. È la più grande
cattiveria che si possa fare. E vale no, parlo in generale, no, io brava, so, vale no, perché illudere qualcuno è bruttissimo, bravo. Anche se molto spesso le persone che illudono fanno credere che in fondo non hanno illuso, perché in qualche modo sono state chiare, però questa chiarezza non si è mai capita dove fosse. Guardi, la faccio ridere, quando vengono dei clienti nuovi da me e mi dicono: signora, io voglio un investimento sicuro, sa cosa, parliamo della politica al lavoro, sa cosa dico? Li guardo dritto negli occhi e dico: non esiste un investimento sicuro. Esiste il meno insicuro. Bravissima, esiste la diversificazione, cercare di non incappare in certi guai. Ma questo si fa in tutte le cose, anche quando, per esempio, io provengo dall'agricoltura, che i miei genitori è una grandissima azienda, mi ricordo per esempio che una cosa fondamentale nell'agricoltura è quella di diversificare le culture, in modo tale che se una va male l'altra va bene, tranne nei rapporti personali non bisogna diversificare il marito, solo quello. Ma anche là bisogna, anche nei rapporti con l'altro sesso, bisogna dire sempre ma non esiste niente che vale per tutta la vita, e le faccio sia sicuro che l'altro sesso il compagno non la lascerà mai. Il mio carissimo amico è che uno psicologo, dice sempre: Patrizia, non esiste né mai né sempre. Esattamente. Quindi prendiamone atto, non possiamo far niente. In tutti i tipi di rapporto esiste l'oggi vissuto bene. Ecco, l'oggi vissuto bene, impariamolo. Un momento fa. Noi qua stiamo scivolando, sì. Cose che a me piacerebbe tanto parlare. Mi riporto un po'. No, perché tra l'altro è un argomento che a me piace molto. Vabbè. Un tutto quello che Melissa... è personale, cioè sull'anima, la sociologia, la psicologia sono il mio forte, vabbè. E anche il mio Melissa, parlavo un momento fa di cose che abbiamo perso in questa città. Vede, con Tony Scilla, sindaco della città di Mazara del Vallo, quello che ci riproponiamo è di riportare tutta una serie di uffici che, guarda caso, negli ultimi 5 anni sono scomparsi nella città di Mazara del Vallo. E mi riferisco all'Agenzia delle Entrate, un ufficio di fondamentale importanza, al Catasto, l'ufficio del territorio, alla Serit, tutti uffici che negli ultimi 5 anni sono per magia spariti, scomparsi da questa città. Che il fatto di essere scomparsi hanno portato un grave danno. Un disagio, anche perché io sono... anche economico, da quello che ho capito. Che il grado di vivibilità di una città è rapportato ai servizi che l'amministrazione comunale offre ai propri cittadini. Cioè, se tu a un cittadino non offri nemmeno il servizio di poter scendere sotto casa, andare all'interno della propria città per andare semplicemente a verificare un estratto contributivo o una cartella esattoriale, ma ti devi recare a 50 km di distanza per andarlo a fare semplicemente per chiedere un'informazione, diciamo, siamo arrivati quasi all'assurdo. Mazara questi uffici ce li aveva, eppur avendo a capo dell'amministrazione, capo della città, una persona che si dipingeva come una persona disponibile, una persona preparata, una persona disposta, insomma, a lottare per la società, questi uffici sono andati via. Perché sono andati via? Perché questa persona non si è interessata, non ha mosso un dito, e lo posso mettere per scritto, perché ho avuto incontri con funzionari dell'Agenzia dell'Entrata che mi hanno riferito che non c'è stato nessun interessamento da parte dell'amministrazione comunale. Addirittura, dopo che è stato schiuso l'ufficio dell'Agenzia dell'Entrata a Mazara, l'Agenzia delle Entrate, per un problema di una inagibilità di un locale, più volte l'Agenzia delle Entrate ha scritto al Comune di Mazara del Vallo chiedendo chiarimenti per vedere se, insomma, si poteva risolvere il problema e ritornare in quegli uffici. Il Comune di Mazara del Vallo nemmeno ha risposto. Cioè, non c'è stata la volontà di dare un servizio alla città. Tra l'altro un servizio, diciamo, quasi a costo zero. Va bene, senti, io devo chiudere. Mi dica un motivo per cui devono scegliere lei al Consiglio Comunale. Allora, io in questi 5 anni ho dimostrato di essere una persona affidabile, di essere una persona seria. Non cosa di poco conto, visto, insomma, quello che sta affrontando in questi giorni la politica, semplicemente il fatto che... Vabbè, in questi giorni sta affrontando una serietà, perché con Renzi mi sembra qualche cambiamento ci sia. Ma diciamo, il cambiamento io su Renzi lo sto vedendo solo a parole. Infatti la legge elettorale è stata approvata intanto. Ma diciamo che ancora c'è il discorso, non è stato messo il discorso delle preferenze. No, le preferenze non ci sono, sappiamo già. Vabbè, ma questo toglie però, tutto sommato rispetto alla prima, non è che cambia di molto, perché tu praticamente saranno sempre le segreterie dei partiti a indicare chi deve essere eletto. E secondo me è una cosa sbagliatissima, lo so, perché il cittadino
che deve andare però a dire chi lo deve rappresentare. Però se uno crede nelle segreterie dei partiti dovrebbe anche pensare, capisco quello che vuole dire lei, però potrebbe anche pensare io mi fido di quello che fanno. Invece qualora mettiamo dei candidati così liberi potremmo ritrovarci candidato anche Totò Riina, dico uno che già sta dentro così siamo sicuri, e dobbiamo che non è Reina lui ma è Riina, no, così ho preciso, e ci potrebbe trovare candidato quello, e siccome quello ha più potenza economica e anche non economica, cioè quella della forza, e sono tutte e due di forza, una fisica e una e in danaro, e voglio dire, e per questo magari rischia di vincere e ne perde magari una persona più seria, più adeguata, soltanto perché non c'è. Quindi è un'arma a doppio taglio, anche su questo bisogna lavorare, secondo me questo è il primo inizio, cioè sì, aver messo un piccolo punto, poi continuare. Però viene a mancare secondo me un principio fondamentale, quella della meritocrazia, cosa a cui io tengo. Ma la meritocrazia si può fare anche all'interno dei partiti, il problema sta nel fatto che i partiti ancora non sono capaci di farlo. Ecco. Il problema è questo, che i partiti devono imparare a fare i partiti, cioè a fare la meritocrazia dei partiti, quindi noi non ci dobbiamo battere per una meritocrazia che potrebbe non essere, ma batterci all'interno, perché è più facile che dentro casa sappiamo chi vale che fuori casa trovare qualcuno che vale e non sappiamo chi sia, perché in miliardi di persone potremmo trovare anche, cioè, se dentro casa non sappiamo distinguere chi è il migliore, allora veramente... Buonanotte, comunque io devo chiudere. Sì, io quindi mi permetto di fare un invito ai cittadini di Mazara del Vallo. L'invito è quello di andare a votare, liberamente, cosa che capisco che in questi periodi non è facile, perché diciamo il discorso della difficoltà di lavoro e quant'altro può indurre le persone a non essere libere ad andare al voto. E dico di andare a votare liberamente ed esprimere liberamente il proprio giudizio, il proprio voto su una persona che pensa che sia una persona idonea a fare politica e non la persona di turno che gli abbindola quattro discorsi per dire ti prometto un posto di lavoro o ti aiuto per quella situazione, perché sennò così questa città non avrà futuro. E Marisa Lenzi? Io chiedo ai miei cittadini di votarmi perché credo di essere abbastanza conosciuta per sapere che se mi prendo un impegno lo porto, lo realizzo a tutti i costi. Quindi costi quel che costi, anche andare contro chi mi sono appoggiata, perché l'impegno preso nei confronti della cittadinanza va assolutamente portato in porto. E io mi batterò perché la mia amministrazione crei condizioni ottimali, o meglio, crei condizioni oggettive di lavoro per tutti, migliori questa condizione, che dia opportunità di lavoro. Questo è un fattore importantissimo perché il lavoro non disgrega le famiglie e lì dove c'è lavoro non c'è mafia. Io combatterò perché si crei un afflato, una sinapsi fra l'amministrazione e la scuola, perché un ragazzo che impara a studiare bene, un ragazzo che ha degli obiettivi precisi, un ragazzo che legge, un ragazzo che si acculturà oltre che di nozioni a scuola, è un ragazzo che non avrà devianze. Io farò di tutto perché il sindaco che appoggio, Toni Scilla, che sono sicura manterrà le promesse che fa a questa città, combatterà prima lui e dopo io con lui per la legalità e per la non corruzione in questa città. Bene, io invece vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Marisa Lenzi e Michele Reina, non Riina, e voi tutti per l'ascolto, grazie. Buonasera. Buonasera. Ora lavorano tutti in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto, anche le maschere maggiori ormai non ne hanno bisogno più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione
non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu?